Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Karim e qualche giorno fa uno di voi mi ha scritto su Instagram per mandarmi un articolo del Fatto Quotidiano intitolato Piani di accumulo di capitale, un imbroglio per i risparmiatori. Onestamente inizialmente pensavo fosse un articolo del Fatto Quotidiano, ma no, si tratta del Fatto Quotidiano vero e quindi mi sono detto finalmente un articolo che non promuove il piano di accumulo e che può portarci delle argomentazioni interessanti. Dopo che l'ho letto però ho detto no, devo farci assolutamente un video e parlare delle argomentazioni che sono contenute all'interno di questo articolo e togliere un po' di confusione che ho anche io dopo averlo letto la prima volta. E in particolare, oltre a vedere le principali argomentazioni, vediamo cosa dovrebbero fare tutte le persone che vogliono iniziare o che hanno già iniziato un piano di accumulo date queste considerazioni, che cosa sostiene questo articolo e su cosa sono d'accordo in questo articolo e quali sono i principali punti in cui sono in forte disaccordo con questo articolo. Ci tengo a precisare che questo non vuole essere un attacco al Fatto Quotidiano o al giornalista che ha scritto questo articolo, e molto spesso leggo anche io articoli di questo giornale, ma voglio parlare di alcuni punti e delle argomentazioni principali utilizzando solamente fatti e non discrezioni. Tuttavia penso che sia importante mettere in chiaro alcuni punti di questo articolo che potrebbero essere digeriti male da alcune persone. Ma vediamo l'articolo che inizia: è oltre mezzo secolo che ai risparmiatori italiani vengono consigliati i piani di accumulo di capitale. Una delle prime a rifilare tali trappole è stata Fideuram. E qui ho fatto subito un sospiro di sollievo e ho detto ok, sta parlando di un piano di accumulo che è stato proposto da una banca e non in generale di un piano d'accumulo, almeno per ora. Poi va avanti parlando semplicemente di una sua esperienza personale in cui è rimasto scottato appunto con un piano di accumulo proposto da questa banca, e questo termina con: ma non li spingono solo venditori porta a porta bancari, li consigliano incessantemente anche i giornalisti economici. E quindi ho detto ok, non si sta riferendo soltanto ai piani di accumulo proposti alle banche, ma anche a quelli eventualmente fatti da consulenti finanziari indipendenti o comunque fatti anche da altri. Di per sé non è sbagliato accantonare i risparmi, comportamento previdente del proverbiale buon padre e madre di famiglia. Col termine BAC si intende però un contratto con cui ci si impegna a versare periodicamente una certa cifra. Per esempio 200 euro al mese per anni, se non decenni, in un determinato fondo comune o altro contenitore, fondo pensione, ETF o polizza, comunque di una ben precisa società. Già da qui c'è qualcosa che non torna. La definizione di piano di accumulo, in cui si intende un contratto con cui ci si impegna a versare periodicamente una certa cifra, è sbagliata. Un piano di accumulo dal punto di vista generale è solamente una modalità di investimento che permette di investire a rate in un certo strumento finanziario, ma che non è in alcun modo vincolante, almeno nella sua forma basilare. Potrebbe capitare ad esempio nel fondo pensione, ma comunque non è esattamente vincolante, o non lo so, in alcune banche specifiche, come potrebbe essere capitato all'autore di questo articolo. Ma questa definizione può essere già molto fuorviante e anche spaventare qualcuno. Ok, ma andiamo avanti. Molte sono le magagne, a parte le commissioni sulle prime rate, in passato micidiali, poi ridotte, c'è il trasformismo alla Fregoli dei contenitori dove finiscono i versamenti. Uno sceglie per 20 anni un fondo azionario e questo prima diventa bilanciato e dopo poi magari qualcos'altro ancora. One eternity later. Ok, credo di aver capito il problema. Si sta riferendo a dei fondi di investimento che sono stati modificati dopo il suo investimento e sulle quali apparentemente c'erano anche delle commissioni sulle prime rate. Questo discorso è però puramente specifico rispetto al piano di accumulo che ha fatto lui e non è assolutamente l'unica modalità di fare un piano di accumulo, soprattutto considerando altri strumenti finanziari anche da lui citati come gli ETF, che assolutamente non possono avere questo tipo di problemi perché non vengono modificati a discrezione di qualcuno. E oltre a questa parentesi però l'articolo va avanti: inoltre è insulso in sé l'obiettivo di mediare i prezzi di carico, gabellato come un vantaggio dei piani di accumulo. Onestamente non capisco il senso di questo punto, che non è stato nemmeno argomentato, semplicemente detto che è stato insulso addirittura mediare i prezzi medi di carico, e su cui non credo vada spiegato molto visto che il piano di accumulo consiste proprio nel mediare il prezzo medio di carico. Ok, ma andiamo avanti. Dice: ma un altro è il vizio congenito per cui essi sono da bocciare senza appello. Per le decisioni un principio basilare è assumere il più tardi possibile. Più si va avanti, più si hanno informazioni. Non si decide ora per un'escursione in montagna per il prossimo 22 settembre, ma a ridosso della data in base al tempo. Ok, andiamo avanti. Poi continua: analogamente è assurdo scegliere un particolare fondo comune o fondo pensione a valere per anni e anni. Non sappiamo come saremo dopo l'inverno, figuriamoci nel 2028 o nel 2038.
E questo è uno dei punti su cui sono in forte disaccordo con l'autore, che lascia secondo me passare il messaggio di come non sia importante preoccuparsi del proprio futuro finanziario, ma piuttosto pensare solamente ad oggi stesso, mentre secondo me siamo gli unici responsabili della nostra condizione finanziaria presente e futura, e per migliorare è indispensabile prendere delle misure che siano anche più lungimiranti e mirate a migliorare la nostra condizione finanziaria da qui a 20 anni. Poi in generale l'articolo va avanti sempre con questa crociata contro i fondi comuni di investimento o contro i fondi monetari, dicendo che hanno commissioni troppo alte e che in generale i venditori vi vendono delle truffe per certi versi e che vi danno dei confronti taroccati. In generale posso anche essere d'accordo che ci sono sicuramente delle truffe in giro e che è necessario prestare attenzione a quelli che sono i prodotti disponibili di fuori, soprattutto se richiedono un investimento magari di 20 o 30 anni, ma il problema non è il generalismo rispetto a tutti quanti i piani di accumulo, compresi quelli di ETF che non rientrano minimamente in questo perimetro, perché alla fine poi, seppur sotto le righe, è abbastanza chiaro che non si sta riferendo effettivamente agli ETF, ma solamente a fondi comuni di investimento, a fondi monetari. Ma quello che mi ha lasciato veramente attonito è la conclusione di questo articolo, che termina con questa frase: conclusione operativa, meglio dare subito disposizione alla propria banca di sospendere i PAC sottoscritti, poi si vedrà. Poi si vedrà? Cioè, in questo articolo si volevano dispensare consigli finanziari e si è messa in discussione una modalità di investimento che è stata consolidata nel corso di tutti quanti gli anni e che è dimostrato che ha funzionato almeno fino ad ora. E l'ultimo rigo, dopo aver sostenuto, diciamo, delle argomentazioni decisamente forse da rivedere e una tesi non del tutto comprensibile, è che l'alternativa concreta proposta è: stoppa il PAC e poi si vedrà. Onestamente mi sarei aspettato dei consigli concreti su come migliorare effettivamente la propria condizione finanziaria o delle possibili alternative al piano di accumulo definito almeno da quest'articolo come un imbroglio, in base semplicemente a delle esperienze forse dello scrittore. E per me questo, seppur è solamente un esempio di articolo, è veramente l'emblema della disinformazione finanziaria in Italia. E di un articolo scritto forse con un po' di leggerezza, ma su argomenti veramente importanti e che possono migliorare la condizione delle persone, mentre invece penso che sia una responsabilità di queste testate giornalistiche distribuire conoscenza finanziaria almeno basilare, piuttosto che introdurre ancora più confusione in un argomento già poco perseguito e conosciuto come un piano di accumulo in Italia, o almeno avrei preferito avere delle alternative concrete rispetto al piano di accumulo definito qui come un imbroglio, piuttosto che semplicemente terminare con "poi si vedrà". Vabbè, in generale penso di essermi spiegato, questo non vuole essere assolutamente un attacco al Fatto Quotidiano o all'autore di questo articolo, però penso che francamente sia stato scritto forse un po' con leggerezza e che possa essere digerito da molte persone in modo sbagliato. In generale penso che il piano di accumulo sia una delle strategie invece più promettenti per gli investitori individuali come noi, e sul canale ormai avrò detto centinaia di volte di quanto invece secondo me è importante pensare al proprio futuro, perché siamo gli unici responsabili della nostra condizione finanziaria. E infine poi l'articolo si chiude con: lasciate un mi piace per l'algoritmo di YouTube se ancora non l'avete fatto. No, non credo che l'autore abbia detto questa cosa. E iscrivetevi al canale per non perdere altri futuri video come questo. Sentite libero di aggiungermi poi anche su Instagram, perché posto anche lì dei contenuti ogni giorno a tema più personale anche e di investimento. E noi ci vediamo la prossima settimana in un prossimo video. Ciao!